indiscutibilmente la qualità dei costituenti è, diciamo, superiore. È vietata la pubblicità comparativa, quindi il mio superiore si riferisce al fatto che è superiore. Basta, superiore. Non è entrato nelle attuali ed intricate questioni politiche, ma si è lasciato andare a questa battuta il giudice della Corte Costituzionale ed ex presidente del Consiglio Giuliano Amato, 80 anni tra un mese, nel giorno del secondo giro di consultazioni al Quirinale. Lo ha fatto a Bari durante un incontro organizzato dall'Università del Capoluogo Pugliese sui 70 anni della Costituzione. Una Costituzione che ha 70 anni, ma che ha ancora una grande capacità di incidere sui processi e sui rapporti, soprattutto per la sua portata ideale. 70 anni dopo la Costituzione è ancora viva, vitale, ma soprattutto anche capacità di orientamento e di educazione. Ecco perché abbiamo voluto celebrare con gli studenti 70 anni della Costituzione, dando agli studenti la parola e seguendo queste lezioni magistrali. E oggi in particolare quella del professor Amato. Giuliano Amato è infatti un docente universitario, insegna diritto costituzionale e poi ha svolto dei ruoli istituzionali di assoluto rilievo, ruoli che hanno consentito di dare attuazione ai principi costituzionali, ma anche di poterla promuovere e proporre, e ora alla Corte Costituzionale è chiamato anche a vigilare sul rispetto della Carta Costituzionale e la sua applicazione concreta. Credo quindi una bella opportunità per la nostra Università, che celebra i 70 anni della Costituzione, ma anche ricorda i 40 anni della scomparsa di Aldo Moro. Spesso c'è il desiderio, la tentazione di sottoporre la Costituzione ad un restyling. Secondo lei sono tentazioni da evitare e quindi considerare la Costituzione un gioiellino da custodire, o è giusto ogni tanto ripensarla e eventualmente aggiornarla? La Costituzione è cambiata molte volte, soprattutto nella parte finale. Il titolo quinto è stato ampiamente rivisto e anche la parte ordinamentale ha avuto alcune modifiche nel corso del tempo. È inevitabile che le Costituzioni poi siano sottoposte a dei processi di revisione, così come c'è una Costituzione vivente, tra virgolette, che in qualche modo viene anche applicata, proprio sulla base anche della convinzione che vada rispettata. C'è però la parte dei principi e la parte dei diritti di libertà che resta assolutamente intangibile e che merita di essere magari ulteriormente promossa. È una Costituzione moderna la nostra, una Costituzione che soprattutto per la sua portata valoriale è in grado oggi sempre di più di orientare le coscienze e le condotte dei singoli, e credo che questo vada assolutamente considerato e recuperato e offerto anche ai più giovani. Amato ha prima fatto i complimenti al padrone di casa, il rettore Antonio Uricchio. Oltre ad essere un eccellente studioso, è un formidabile rettore. E tenetevelo caro, perché questa dei rettori di questa generazione di mezzo è forse la migliore classe dirigente che è venuta fuori in questo paese negli ultimi anni, e in argomento non dico altro. Nel suo intervento ha toccato alcuni temi focali, come il legame genetico tra la Costituzione e la Resistenza. Sapete, ogni anniversario, è inevitabile che sia così, è occasione per riflettere in modo scientifico, critico, su ciò che viene ricordato, ma è anche occasione di retorica su ciò che viene ricordato. Ora, ecco, su questo dobbiamo usare la misura. Perché è verissimo che non si deve fare retorica pura sulla Costituzione, ma non vorrei che per sfuggire alla retorica si cancellassero o si ignorassero tratti essenziali della Costituzione e di chi la fece, che fanno parte della storia, non degli abbellimenti a colori della storia stessa. Il primo elemento che fa parte della storia e non della retorica è il legame genetico tra la Costituzione e la Resistenza.
di cui non tutti sono consapevoli, perché non tutti sono consapevoli di quanto è stato importante affinché gli italiani potessero eleggere, e le italiane per la prima volta in elezioni nazionali, potessero eleggere i loro rappresentanti, perché fossero loro a scrivere la loro Costituzione, quanto è stato importante che ci fosse la Resistenza dietro. Per i costituzionalisti è facile ricordarlo, e mi rammarico che pochi costituzionalisti lo ricordano. Poi, battuta a parte, è tornato sul valore assoluto dei padri costituenti. È così complicato, in altri momenti della storia, il rapporto tra cultura e politica, tra coloro che sanno e coloro che decidono, creando un po' un brivido nei destinatari, perché vorrebbero essere sempre certi che coloro che decidono lo fanno perché sanno. Leggete i nomi dei costituenti e se vi domandate chi era professore e chi era politico, in almeno 7 casi su 10 si sovrappongono. Aldo Moro, Emilio Taviani, lo stesso Dossetti, La Pira, e poi, e quelli che non erano professori, diciamo la verità, avevano la stessa cultura e lo stesso linguaggio. Lelio Basso, Palmiro Togliatti, Alcide De Gasperi, che pure non si occupò di costituente perché era occupato col governo. Cioè c'era un rapporto osmotico. E la loro qualità, e questo è un punto importante, è alla base del fatto che voi avete una rottura politica nel maggio del 1947 che crea un solco profondo tra le sinistre espulse dal governo e la Democrazia Cristiana, e tuttavia pochi mesi dopo la Costituzione è approvata con 62 voti contrari su 515 votanti. E quindi c'è un'intesa generale sulle future regole che governeranno il Paese.